L'industria dei videogiochi, un settore che anche in Italia gode di ottima salute e che chiude il 2016 in positivo con un giro d'affari superiore al miliardo di euro e una crescita dell'8,2% rispetto al 2015. Il trend di crescita riguarda tutti i segmenti, dal software alle console fino agli accessori. Il segmento più importante è il software, che rappresenta il 61,8% del giro d'affari complessivo, con un fatturato di oltre 600 milioni di euro e un incremento dell'11,9% rispetto al 2015. Il 2016 per il mercato videoludico è stato un anno importante, siamo tornati a superare il miliardo di euro, tutti i comparti sono in crescita, la differenza è data dal comparto digital che ha segnato performance importanti con una crescita a due cifre. Se il software fisico rappresenta il 54,4% del totale e ha un valore di quasi 350 milioni di euro, i risultati migliori arrivano infatti dal software digitale. È il segmento in più forte espansione di tutto il 2016, con un più 32,8% a valore e un fatturato di quasi 300 milioni di euro, che lo portano a rappresentare il 45,6% del software totale venduto. Particolarmente interessante è la crescita del software per piattaforme domestiche di ultima generazione, che segna un più 23,4% a valore nel corso del 2016, con un peso dell'82% sul segmento dei videogiochi per console, in significativo aumento rispetto al 64% dell'anno precedente. La classifica dei videogame più venduti in Italia riconferma il brand FIFA come grande favorito dai videogiocatori italiani. Un GTA V che a 3 anni e mezzo dal lancio continua ad essere tra i titoli prediletti dai videogiocatori, seguito da uno dei grandi successi dello scorso anno, Uncharted 4. Nelle posizioni che contano non potevano mancare ovviamente nomi come Call of Duty e Battlefield, ma oltre ai titoli destinati ad un pubblico più maturo, si distinguono anche giochi pensati per un target femminile, come Just Dance, o per il divertimento di tutta la famiglia e dei giovanissimi, come Minecraft. Parlando di generi, invece, il genere più giocato in percentuale è quello di azione e avventura, seguito dai titoli sportivi, dagli sparatutto, dai videogiochi di ruolo e da quelli di corse. La formula di successo di FIFA, devo dire che è una formula che si rinnova ogni anno e che come team cerchiamo di reinterpretare ogni anno. Il successo è solo un grande prodotto alle spalle e un grande team che anno dopo anno cerca di renderlo grande come se fosse la prima volta che il prodotto arriva sul mercato italiano. Il mercato console rappresenta quasi il 30% del giro d'affari del settore, con un fatturato di oltre 300 milioni di euro. Nel 2016 in Italia sono state vendute oltre 1,1 milioni di console. Di queste il 79% erano console domestiche e il 21% portatili. In particolare si è consolidata la transizione verso l'hardware di ultima generazione, con il 98% delle vendite di console domestiche rappresentate da modelli di nuova generazione. Ma su questo fronte l'offerta è destinata ulteriormente ad ampliarsi, con il recente lancio di Switch e con l'arrivo entro l'anno di nuove piattaforme da gioco. Il concetto di generazioni di console è ancora attuale, nella misura in cui ci sarà l'ambizione di offrire esperienze di gioco sempre più immersive, realistiche e anche innovative. Quello che secondo me invece si sfumerà è il confine fra le generazioni, nel senso che vedremo esperienze di gioco che trascendono il dispositivo su cui si realizzano e gli sviluppatori avranno la possibilità di adattare la loro creatività a quanti più dispositivi possibile. Le console portatili e i dispositivi mobile, diversamente da quello che si pensava all'inizio, sembrano convivere bene. L'anno scorso le nostre console portatili sono cresciute rispetto all'anno precedente, quindi non dimostrando segni di decadenza e segni di difficoltà, il che vuol dire che il consumatore apprezza. C'è chi preferisce giocare su un cellulare, chi preferisce giocare su una console portatile. Le due cose offrono esperienze diverse che hanno contenuti diversi che continuano a convivere singolarmente. Piattaforme vecchie e nuove hanno bisogno di accessori. E questo segmento in Italia vale più di 85 milioni di euro, con una crescita del 3,7% rispetto al 2015. Questa categoria comprende gamepad, toys to life, visori per la realtà virtuale, volanti, caricatori, custodie, schede di memoria e hard disk.
Il peso maggiore è quello dei gamepad, che rappresentano il 49,8% totale del fatturato, ma la vera novità sono i visori di realtà virtuale, lanciati nel corso del 2016 e arrivati a rappresentare il 10,7% del totale accessori, incidendo in modo significativo sul trend di crescita di questo segmento. Il potenziale di questa tecnologia è molto alto, anche se in buona parte ancora inespresso. Cosa ci aspettiamo in futuro da VR? Ci aspettiamo contenuti che siano per un pubblico di massa. Il lancio di PlayStation VR è stato un lancio di successo, abbiamo venduto fino ad oggi il 75% del prodotto immesso sul mercato, i retailer sono molto contenti, le rotazioni del prodotto ci sono state. Chiaramente oggi i contenuti sono contenuti per gamer, quello che manca per rendere VR un prodotto di successo è contenuti di intrattenimento per un pubblico di massa. Ma chi sono oggi i consumatori di videogiochi? I dati ci dicono che in Italia ben il 50,2% della popolazione di età superiore ai 14 videogioca. Parliamo di oltre 25 milioni di persone e il dato interessante è che le donne rappresentano il 50%. La maggior concentrazione di videogiocatori si ha nelle fasce d'età più adulte, ben il 62% infatti ha un'età compresa tra i 25 e i 55 anni. E l'altro dato interessante, gli over 65 sono più numerosi degli adolescenti. Il mercato dei videogiocatori è composto da un pubblico prettamente maschile fino a qualche anno fa e ultimamente abbiamo assistito invece a un'inversione di tendenza dove appunto tante donne e ragazze sono avvicinate ai videogiochi anche perché sono stati offerti loro dei contenuti adatti. Uno fra i tanti è il nostro Just Dance che ha venduto circa 60 milioni di copie in tutto il mondo e sicuramente testimonia il successo di questo genere. Il pubblico femminile è un pubblico da tenere in considerazione sempre di più nei progetti di sviluppo dei publisher. Gli italiani amano videogiocare e lo fanno volentieri in compagnia. Il 48,9% dei giocatori videogioca almeno 4 volte a settimana e circa il 40% videogioca insieme a familiari, amici o con altri giocatori online. Quindi l'esperienza di gioco classica in single player in molti casi lascia il posto ad esperienze sociali e di condivisione. Cresce anche il numero di persone che segue match e competizioni online, alimentando l'interesse verso gli esports, un fenomeno già ben sviluppato in altri paesi, ma ancora agli albori in Italia e di cui si prevede una forte espansione nei prossimi anni. I PC rappresentano il presente e il futuro degli esport. Sono la piattaforma su cui storicamente si sono sviluppati. In Italia c'è ancora un gap da colmare, ma il miglioramento della connettività e delle connessioni broadband sicuramente permetterà di colmarlo in breve tempo. Questa è una fotografia del presente. Proviamo ora ad immaginarci il futuro di questo settore. Il futuro del gaming auspico che sia un futuro molto più vicino a paesi molto più maturi del nostro dal punto di vista del prodotto videoludico, quale potrebbe essere per esempio UK, dove lo 0,7% del reddito pro capite della popolazione UK è investito sul videogioco. Tutto questo porterebbe la nostra industria a più che triplicare il valore del mercato. Noi il futuro del gaming lo immaginiamo obliquo, immaginiamo la libertà di poter giocare dove si vuole, come si vuole, in qualsiasi modo. Grazie alla tecnologia adesso questo è possibile. Io credo che in futuro continueremo a giocare su console fisiche. Certo, ci saranno dei consumatori che preferiranno giocare in cloud, ma portarsi dietro la propria console in qualsiasi posto e poter giocare in qualsiasi posto è una cosa che sarà sempre di attualità. Il tempo che ciascuno può dedicare al gioco è ovviamente limitato, per cui solo grandi giochi possono fondamentalmente avere la capacità di sopravvivere in un universo però molto variegato. Ci saranno nuove console in uscita e questo allargherà ulteriormente il mercato, ma credo inevitabilmente che troveranno dei concorrenti nuovi, delle piattaforme di streaming. Vedo il futuro del gaming quanto mai ricco. Continueremo ad avere tantissimi smartphone e tablet su cui giocare in ogni momento della giornata. Milioni di console che rappresenteranno lo stato dell'arte dell'esperienza videoludica, come Scorpio che ci permetterà di giocare in 4K. Avremo tantissimi PC che accontenteranno le esigenze dei videogiocatori più estremi e avremo esperienze assolutamente innovative come la realtà virtuale, la realtà aumentata e la realtà mista, che permetteranno ai consumatori di vivere esperienze quanto mai immersive e nuove. Il PC gaming può essere visto come la palestra, la base di sviluppo di tutte le tecnologie gaming. Le potenze di calcolo permettono infatti di raggiungere dei livelli superiori nel gaming e tecnologie come HDR, 4K e la realtà virtuale beneficiano di questa possibilità.
Il futuro del gaming è un confine sempre più sfumato fra reale e virtuale. In tutto questo il PC giocherà un ruolo fondamentale grazie alle prestazioni e alla continua evoluzione delle tecnologie. Come immagino il futuro del gaming? Lo immagino sempre più interconnesso, sempre più social, sempre più virtuale. Quello che è stato fatto negli ultimi 20 anni di storia del videogame ci dice che abbiamo seguito lo sviluppo dell'essere umano nella sua socialità. La vita sociale sta diventando sempre più interconnessa, sempre più interattiva, sempre più virtuale. Sono sicuro che il futuro del gaming non saprà perdere di vista questi elementi che sono caratteristici dell'essere umano. Il futuro del gaming, io lo vedo così, è un aumento delle piattaforme di gioco, una tecnologia, una grafica sempre più esasperata, publisher con meno titoli a disposizione ma molto più impattanti nei confronti del consumatore, l'avvento di sport, la realtà virtuale, insomma un futuro roseo per la nostra industria. Per quello che riguarda il 2017 i primi dati sono dati molto positivi, per cui insomma ci aspettiamo una conferma di crescita anche durante quest'anno.